Parlare di ruzzo significa parlare di acqua, significa parlare anche di qualità dell'acqua e Ruzzo sta investendo moltissimo. Sì, il Ruzzo sta investendo moltissimo attraverso un piano di sicurezza delle acque che è uno strumento di controllo gestito insieme ad enti, quale l'Istituto Superiore di Sanità, ma anche l'Istituto Zooprofilattico, l'ARTA, l'ASL, e attraverso l'utilizzo di strumentazioni molto sofisticate, di sistemi di monitoraggio e controllo, siamo in grado di garantire una erogazione di acqua assolutamente sicura per il cittadino. A questo aggiungiamo nel breve medio periodo investimenti strutturali sulle reti di spessore, sia in termini di acquedotto, il potenziamento famoso che porterà più acqua da Mociano verso il mare, sia la litoranea che andrà a sostituire la vecchia condotta in cemento amianto che da Giulianova arriva fino a Martinsicuro, sia in termini di fognatura e depurazione con la nuova linea che dismetterà alcuni piccoli impianti e porterà verso il depuratore di Giulianova Villa Pozzoni, le condotte che provengono dalla zona di Mociano. Per quanto riguarda il potenziamento, insomma, della prima linea, abbiamo detto l'affidamento lavori entro la fine dell'anno. Entro il 31 dicembre di quest'anno, Ruzzo dovrà affidare i lavori di questi progetti che vengono finanziati in parte anche da soldi pubblici. Per quanto riguarda la qualità dell'acqua, insomma, i cittadini si chiedono: ma è davvero sicuro bere l'acqua del Ruzzo? Voi state potenziando, abbiamo detto, anche con delle unità, lavorative in più. L'acqua è assolutamente sicura, non lo dico io come direttore, lo dicono sistemi di controllo, lo dice la ASL che è preposta alla vigilanza delle nostre attività, lo dicono le strumentazioni, lo dicono tutti. Non potremmo, non sarebbe possibile gestire o fornire acqua ai cittadini che non sia assolutamente potabile, ma dico di più. Non solo è potabile la nostra acqua, ma è un'acqua eccezionale, un'acqua oligominerale con delle caratteristiche elevatissime in termini qualitativi, molto superiori a gran parte delle acque minerali oggi in commercio.